Buon dì e benvenuti a questa nuova puntata di Un Bignè Di. Oggi con la cravatta green screen che non funziona benissimo, vi farò vedere un titolo per MS-DOS che ha una certa età, è del 1982, parliamo di prima che uscisse ET praticamente. È un titolo per PCBM in CGA e abbastanza carino, è un po' un figlio di Space Invaders, se vogliamo dirla in questa maniera. Sto parlando di Paratroopers di Orion Games, cioè di un singolo sviluppatore che adesso andremo a vedere il nome perché non me lo ricordo, ma è scritto dentro il gioco. E abbiamo già fatto partire i nostri canonici 10 minuti, quindi andiamo a vedere un po' com'è. Questo titolo è davvero giusto per questo format, perché più di 10 minuti non si può raccontare, perché sostanzialmente sono a schermata fissa e ci sono due scenari. Il primo scenario, noi saremo un cannone, praticamente, che dovrà, si potrà orientare in un senso orario o antiorario e sparare, e potrà colpire elicotteri o paracadutisti. Saremo attaccati da dei paracadutisti che verranno ad attaccare la nostra torretta e cercheranno di farla esplodere, quindi noi dovremo difenderci. Dopo una prima ondata di paracadutisti arriveranno dei jet che cercheranno di buttarci addosso delle bombe. Ogni vittima che faremo ci darà dei punti, ogni colpo che spareremo ci porterà via un punto. Se arriveremo a zero punti chi se ne frega, a parte per il nostro ego che ne uscirà abbastanza traumatizzato. Quindi andiamo avanti a vedere un po' il gioco. Sono 9 minuti invece che 10, ma ce li faremo bastare. Notare la tilde perché noi usiamo i DOS quelli fatti bene e quindi non ci sono i titoli fino in fondo. PC Speaker, perché noi si muore da eroi, di Greg Kuperberg, come vi dicevo prima. Le istruzioni, come vi dicevo, dobbiamo fermare i paracadutisti. Se quattro paracadutisti andranno o a sinistra o a destra della nostra base, ci faranno saltare per aria. Quindi, andiamo. Quindi, tastiera, destra, sinistra, tasto sopra. E spazio per partire. Eccola qua, la nostra torrettina. Il nostro cannoncino. Notare come si fanno bene gli elicotteri. Pluff. E niente, il titolo è sostanzialmente questo. Se siamo bravi, gli togliamo il paracadute, quindi non solo li uccideremo, li faremo morire in atroci dolori e sofferenze, tanto loro volevano fare lo stesso con noi. Interessante che la dinamica è che ogni colpo vi porta via un punto. Il cannone gira fino a che non spareremo. Mamma mia. Ma dannato jet. Mi fa sempre paura. Anche con questo rumore molto stuca. Ti hanno fregato. E riproviamo. Titolo per PCBM, eh? Quando ancora i PCBM li usavano solo in ufficio. Sì, sto finendo un file Excel importantissimo. No, Excel non esisteva ancora. Ma non esiste ancora Excel. Fa niente, lo sto finendo lo stesso. Sto programmando Excel per poi finire il file Excel. Mamma mia. Qua è peggio di Market Garden. Il trucco è piazzarsi bene prima che il jet ci faccia fuori. Ah, dall'altra parte! A questo jet? Ah, cavolo, potevo anche lasciarti passare, tanto non mi hai fatto assolutamente niente. Ok, sono proprio nell'angolino. La tensione si taglia con un coltello. Eccolo qua! Ah, ok, finita l'ondata dei jet. Pensavo fosse peggio. Mannaggia. C'è effettivamente un modo per far fuori i paracadutisti che sono lì in basso, ma è complicato. Tipo farli togliere il paracadute e sperare che uno finisca in braccio all'altro. Che come vedete, quanto sono piccoli, è abbastanza improbabile che ciò accada. Abbiamo due parà da una parte, adesso uno dall'altra.
comprovarci. Sta venendo un tunnel carpale potentissimo. Dai, niente. La potenza dei PC speaker scorre potente in questo gioco. Oh, stiamo facendo un macello che il Vietnam scansate proprio. Addirittura due paracadutisti. No, potevo vedere se la mia tesi andava bene. Era proprio allineato, giusto? Ah, mannaggia, è finito in groppa anche quello lì, potevo farlo. No! Ok, siamo spacciati. Se ne scende uno ancora sulla sinistra, siamo spacciati. Ma siamo ancora più spacciati perché ora arrivano i jet. La tua vita e la tua carriera finisce qui, cara mia torretta. Massacra paracadutisti. Nessun paracadutista si è fatto male facendo durante l'utilizzo di questo gioco. Scrivetemi nei commenti se siete dei paracadutisti o detestate questo gioco. Sì, ogni tanto vedete che sparo doppio perché mi si incarta qualche cosa. Passare che l'emulazione non sia al massimo. Vabbè, funziona su DOSBox, sorprese delle sorprese. Il titolo talmente semplice che non vale la pena montarsi su un 486 fatto bene. Se volete queste cose andate a vedere sul canale di Illy, che lui è molto più bravo di me. Centrato la bomba, ogni bomba che centrate sono 30 punti. Un po' un incrocio tra Missile Command e Space Invaders. Fatto male. Comandi mo da quegli articoli che dicono: ah, c'è un incrocio tra questo gioco e quell'altro. Che è cosa che non c'entra normalmente niente con i due giochi precedenti, ma fa niente. Ancora 3 minuti di massacro, eh? Ops. Traumatologia. Mi piacerebbe approfondire un po' di più i giochi di quest'epoca. Quando i PC erano... cioè, quando... gaming su PC IBM non esisteva, praticamente. C'era... giochi come questo, ma... Alley Cat, oppure... Gorilla.bus. Quella dei jet ti frega sempre. Ultima partita. Poi direi che anche se il countdown non è esaurito, può anche bastare così, perché tanto il gioco l'abbiamo già visto tutto com'è. Anche quando si incarta e spara a raffica. Aia. Dei due. Devo dire, ce ne sono due, fanne fuori uno, neanche uno. Tutte e due mi sono tenuto. Guarda che bravo che sono, eh. Ci tengo la vita di questi due simpatici parà. Degli altri no, eh. Adesso sono due da una parte e due dall'altra, che bello. Percentuale di colpi a segno 0. E con questa mestizia direi che può bastare così per oggi. Vi è piaciuto il gioco che vi ho portato? Avete dei suggerimenti da portarmi? Magari titoli di questa epoca? Fatemelo sapere nei commenti o scrivetemi sul gruppo Telegram, che trovate comunque nei commenti, o su Instagram, che trovate, provate a indovinare dove, in busta chiusa, nella casella postale 10145 Cologno Monzese Milano. No, non è vero. Trovate ovviamente nei commenti. Intanto il vostro buon goccio vi saluta e vi rimanda a una prossima puntata di Un Bignè di... A presto!